E l'Ura Regas Mavala, sono chiamati della Camera Biancorossa. Facciamo un brevissimo video pre-partita in vista della gara di domani contro il Caravaggio alle 14:30 che si giocherà allo Stadio Garilli. Purtroppo, dalle notizie di oggi, insomma, non trapela nulla di buono per noi perché vince il Caldiro Terme che quindi vola a quota 51, vince anche la Varesina che quindi insegue a 47 punti e quindi la gara di domani, insomma, il risultato, diciamo, per il quale dovremmo sperare sarebbe proprio una vittoria. Un Caravaggio che comunque è una formazione che, insomma, viaggia in acque tranquille, a metà classifica. Noi abbiamo un po' il problema degli infortuni, oltre ad Andreoli e Gerbaudo che non recuperano, ci potrebbero anche essere i probabili, si spera di no, forfè di Job, di Artioli e di Bassanini, che sono un po' in dubbio. Chiaramente poi in settimana è andato anche via Santella. Le alternative, penso Ivan Napoletano che comunque ha fatto bene, Ndoye che comunque è in crescita, ci sono. Chiaramente bisognerà monitorare anche il discorso degli under, perché adesso che è andato via anche Santella, è vero, anche vero che ci sono tanti giovani dalla juniores, penso senza citare ormai quello in rampa di lancio che è Bassanini, anche Napoletano dalle poche partite che sta facendo lo vedo comunque abbastanza sul pezzo. Abbiamo anche Callegari che è entrato nelle file della squadra la scorsa settimana, quindi un piace che sicuramente può far conto anche su una panchina di interpreti che sono comunque di buon livello e alcuni anche molto giovani che vogliono appunto emergere. Questo è sicuramente un fattore molto positivo, come è positivo anche la fiducia del gruppo dopo 12 risultati utili consecutivi, frutto di 8 vittorie e 4 pareggi, che se ripenso ancora a quello contro la Folgore Caratese mi mangerei le mani. Però, insomma, la situazione è quella che è. Noi siamo sicuramente in grande spolvero, però davanti corrono come pochi. Quindi il risultato di domani, chiaramente, che tutti ci auspichiamo, è quello di una vittoria. Non sarà facile, considerato poi appunto la situazione infortuni, anche vabbè, la squalifica di Moro, che però ha permesso anche a Maianti di mettersi comunque in buona luce. Mercoledì poi ci sarà il turno infrasettimanale contro l'Atrizium e poi domenica prossima il big match in casa contro il Desenzano, contro un Desenzano comunque in crescita, che nonostante oggi abbia perso. E quindi insomma, stiamo rincorrendo un po' la vetta della classifica, ma chiaramente questo comporta anche un grande dispendio di energie fisiche e mentali che poi porta purtroppo ai vari affaticamenti, infortuni, eccetera. E quindi, insomma, la situazione è quella di una squadra in salute, ma che deve recuperare diversi interpreti. Penso anche allo stesso Bacchini, che comunque a poco a poco sta recuperando. Dobbiamo sperare però anche in un qualche colpo di fortuna, magari riuscire a rosicchiare nelle prossime settimane quei 2-3 punti allo stesso Caldiero e magari anche alla Varesina per poter poi giocarci i big match quasi insomma, allo stesso numero di punti. Ecco. Speriamo perché sarebbe chiaramente. Il girone di ritorno è tutto un altro campionato, lo stiamo già vedendo perché la Conatese è in declino, però insomma noi dobbiamo rimanere sul pezzo e pensare a quello che possiamo fare meglio, cioè vincere tutte le partite da qui fino alla fine del campionato. Fatemi sapere la vostra impressione qua sotto nei commenti, vi ringrazio intanto per tutte le varie iscrizioni, per tutti i commenti, i complimenti che mi fate, quindi ancora una volta vi invito, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, condividere il video e seguitemi anche sul mio secondo canale Piacentini Sportivo perché commento le partite della Fiorentina e ci sentiamo domani per il video post partita di Piacenza Caravaggio e come sempre, forza Piace!